One Podcast. Sono uscito da ora ma non ho letto l'oroscopo. Ma io l'oroscopo glielo faccio qui in diretta. Buongiorniello a tutti, c'è l'oroscopo in due minuti anche oggi che è venerdì 19 di luglio 2024. La luna a pranzo passa in Capricorno e in questo segno il 21 sarà luna piena. Per la seconda volta consecutiva la luna piena viene sull'asse Cancro-Capricorno. Perché ricordiamoci, per la luna piena dobbiamo sempre controllare anche la posizione del sole, opposto alla luna che quindi la illumina completamente. Se un mese fa però questa luna piena aveva creato confusione sulla nostra indipendenza, luna in Capricorno indica l'indipendenza, adesso ne fa un vanto, un obiettivo e una rappresentazione personale. Facciamoci attenzione. Partiamo con l'oroscopo dell'Ariete, che inizia un weekend in cui è rilassato come la signorina che scalda le rustichelle all'autogrill quando c'è il bollino rosso. Il Toro si gode Marte con tutte le voglie erotiche e non se ne lascia scappare manco una. I Gemelli non hanno filtro tra cuore, cervello e dichiarazioni compromettenti, ma sono uno spasso da sentire, un po' meno da vivere. Il Cancro si prepara ad un weekend di sollecitazioni emotive, per cui al posto dei fazzoletti userà direttamente il lenzuolo. Il Leone si gode l'amore delle piccole cose, come insegnano i monaci zen. La Vergine non si dà mai per vinta, nemmeno se vede la scritta Game Over. Continua a crederci. Vergine, mi piace moltissimo così. La Bilancia pensa che l'unico modo per essere felice sia coccolarsi da sola, che vuole essere indipendente anche in quello. Lei, la luna piena, ce l'ha opposta. Lo Scorpione è rassegnato a questa situazione di frustrazione come una pallina da ping pong che voleva nascere pallone da basket. Il Sagittario disdice tutti gli impegni per godersi l'amore, fosse anche quello delle piante aromatiche sul balcone, fa benissimo. Il Capricorno si prepara a far vedere chi è diventato, scrivendo quello che pensa sui muri proprio. L'Acquario, anche con le perturbazioni emotive previste nel weekend, il cuore lo lascia in cantina, insieme alle fontine. E infine i Pescioloni, che si preparano a partecipare alla nuova disciplina olimpica del lancio del cuore oltre l'ostacolo. Oggi, secondo la numerologia pitagorica, è un giorno 7, perfetto per tornare a confrontarci col resto del mondo, ma senza giudizio. Il 7 ogni tanto un po' di giudizio ce lo mette, invece noi cercheremo di essere alla pari. E come ogni venerdì non vi lasciamo senza la parola zen del maestro Tetsugen Serra, che ricordatevi ha scritto anche un meraviglioso libro sulla meditazione per tutti che trovate in tutte le librerie. La parola zen di oggi è Wu Wei. È un precetto del taoismo che riguarda la consapevolezza del quando sia utile agire e quando non agire. Praticare il Wu Wei significa raggiungere il tuo scopo lasciando che tutto succeda naturalmente e che tutto fiorisca e fluisca come un ruscello. Non è la rinuncia consapevole a qualcosa che ti piace o la mancanza di azione o un invito alla passività, ma è concedere al tempo della nostra vita di esprimersi. Mentre noi vogliamo cambiare sempre tutto subito, vogliamo cambiare il corso della nostra vita e accorgerci che invece non c'è niente da cambiare alle volte. Dobbiamo solo aspettare. E prima di lasciarvi al vostro weekend, non dimenticatevi che domenica mattina vi aspetta l'Orosco Podcast settimanale. Lo trovate sul sito, l'app di Radio DJ, sull'app di One Podcast e tutte le piattaforme audio. Vi abbraccio, a lunedì!